Ciao, siamo a Borgo Valsugana e qui siamo sul ponte veneziano, dietro Piazza di Gasperi che è la partenza della tappa di oggi. Borgo Valsugana è l'unico borgo del Trentino che è attraversato da un fiume, il Brenta, che rende il borgo particolare. Mi chiamo Olivier, sono belga, amo la bicicletta, viaggiare e l'Italia. Così quest'anno ho deciso di seguire le tappe del Giro per scoprire il bel paese. On y va! Borgo Valsugana presenta un aspetto tipicamente medievale, impreziosito da edifici di epoca rinascimentale e barocca. È rinomata anche per un'iniziativa artistica conosciuta a livello internazionale, Arte Sella. Arte Sella non è una semplice esposizione a cielo aperto. Si tratta infatti di un processo creativo dove le opere degli artisti realizzate esclusivamente con elementi naturali mutano giorno per giorno, stagione dopo stagione, seguendo i ritmi della natura e il trascorrere del tempo. Da Borgo Valsugana si possono fare tantissime attività. Se ami pedalare, qui passa la Via del Brenta, 80 km di strada tra Trentino e Veneto, immersa nella natura. Montebelluna Sport System è il distretto della calzatura sportiva italiana. Io sto andando a Treviso e poi ho visto questa scritta, il Museo del Scarpone. Ma che fa il Museo del Scarpone qui a Montebelluna? Montebelluna è la patria degli scarponi da montagna e da sci. Gli italiani per la prima volta hanno raggiunto la cima del K2 con gli scarponi prodotti qui a Montebelluna da una notissima azienda. Per la spedizione gli alpinisti avevano 5 paia di scarpe, alcune da avvicinamento, quindi okay, per i ghiaioni, per insomma fino ai 5.000 metri, e poi queste proprio per raggiungere la vetta fino agli 8.000. Questo è fatto con suola in gomma vulcanizzata, pelle e pelo di renna e fodera in opossum. Qualcosa di più recente, c'è qualcosa che si avvicina a questa... questo scarpone? Qualcosa di più recente ce l'ho, seguimi. Va bene. La produzione forse più nota a livello internazionale è lo scarpone da sci, ma non l'unica. Dallo sci, alpinismo, trekking e pattinaggio, al calcio, atletica e ovviamente al ciclismo. Questo è molto più recente, ispirato all'allunaggio. Insomma, dopo aver visto gli uomini Neil Armstrong scendere sulla Luna, qualcuno ha avuto un'idea. Un dopo sci innovativo con materiali innovativi per l'epoca, che sicuramente è diventato un simbolo del design italiano. Ecco, contrapposto alla semplicità del Mont Boot, ti faccio vedere come venivano realizzati gli scarponi da sci negli anni 70 e 80. Dal disegno in 2D venivano creati una serie di modelli in legno, resina, cuoio per poter realizzare le forme e gli stampi per poi riuscire a creare lo scafo finito in plastica. Io ti ringrazio per tutte le tue spiegazioni. Continuo la mia strada verso Treviso e ti saluto. Buon viaggio, buon proseguimento e grazie per averci visitato. Grazie. Ciao! I paesaggi e le colline del Prosecco sono patrimonio UNESCO dal 2019. La coltivazione dei vigneti è protetta dalla certificazione di qualità nazionale di produzione riconoscibile dal logo di UNAPE sulle etichette del Prosecco DOC e DOCG a partire dal 2018. Qui noi abbiamo voluto ricreare proprio le colline patrimonio UNESCO e i filari del Prosecco DOCG con Eliano Valdobbiadene, che per noi veramente, oltre un orgoglio, è la prima fonte di sostentamento anche per la zona, perché veramente c'hai un indotto impressionante. 7.000 ettari di vigneti, 180 cantine, 90 milioni di bottiglie vendute l'anno, di cui il 40% destinate all'export.
abbiamo creato un consorzio del DOCG, un consorzio della DOC, quindi le due aree, e ovviamente questo consorzio è proprio volto a divulgare il più possibile a livello internazionale quello che è il nostro territorio, cosa esprime il nostro territorio e soprattutto far conoscere proprio questa bollicina e dare più informazioni possibili al consumatore finale. Numeri che da qualche anno, grazie a qualità ed eccellenze, contribuiscono a mantenere l'Italia il primo produttore di vino al mondo. A questo punto andrò a brindare la fine della tappa con un po' di bollicine. Eccoci finalmente a Treviso. Ci troviamo nella bassa pianura veneta. Infatti questa zona è ricca di risorse idriche. Sono infatti numerose le sorgive, i fontanassi e i canali che la attraversano. Il fiume Botteniga entra in città passando sotto il ponte de Pria, ponte di pietra. Oltre fiume e canali dunque, Treviso città d'acqua. E per questo è spesso chiamata la piccola Venezia. E sempre in tema di acqua, ci vedremo alla prossima tappa che mi porterà di nuovo sul mare Adriatico, Marano Lagunare. Ciao! Nella prossima puntata, i casoni di Marano Lagunare e le cime del Friuli.